Allora, buongiorno, buon Dante Dì a tutte e a tutti. Io vorrei richiamare oggi, in questa occasione, la necessità di una lettura che tenga insieme alla Divina Commedia anche la vita nuova. Perché la nostra tradizione scolastica, che è una grande e importante tradizione, ma non può che diciamo, indurci a una fruizione episodica, antologica, il tempo è poco, il programma è vasto, quindi noi siamo portati a leggere Dante solo in maniera molto parcellizzata. Questo ci fa perdere di vista quella struttura complessiva del poema che un secolo fa Benedetto Croce considerava una sorta di zavorra rispetto ai magnifici brani più noti ed emozionanti, ma invece la dantistica moderna vede bene come sia parte integrante, parte anzi portante, insomma, della poetica dantesca. E c'è di più, che appunto questa lettura necessariamente antologica ci fa perdere di vista come la vita nuova sia anche questa, vero, l'operetta giovanile, il prosimetro giovanile, in cui si racconta la storia dell'amore di Dante per Beatrice e della morte di Beatrice, e poi del continuare da parte di Dante ad amarne l'anima anche dopo la morte del corpo bellissimo di Beatrice, questa operetta sia in qualche modo la prima parte di un grande racconto che si completa proprio con il viaggio ultraterreno in cui Dante va nell'aldilà, certamente con scopi catartici per salvare la propria anima e riportare un messaggio di salvezza a tutta la cristianità, ma c'è anche il movente personale, rivedere Beatrice. Lo dichiara Dante abbastanza esplicitamente quando, durante l'episodio bellissimo nel paradiso terrestre della processione liturgica, fa cantare alle tre ninfe che intercedono presso Beatrice per lui, fa cantare: volgi Beatrice, volgi gli occhi santi al tuo fedele che per vederti ha mosso i passi tanti nel 31° del purgatorio. Quindi il viaggio, questi passi tanti e terribili che Dante ha fatto attraverso l'inferno, attraverso tutto il purgatorio, e qui è risalito nel paradiso terrestre, è fatto anche per rivedere Beatrice, per vederti, per ritrovare la donna amata. Dunque, se noi riusciamo a comprendere che vita nuova e commedia sono strettamente connesse, che sono quasi due parti di un unico dittico, come direbbero gli storici dell'arte, cioè che insomma l'amore terreno per Beatrice, la sua salita al cielo e diciamo, continuare da parte di Dante ad amarne l'anima beata, costituisce, vero, questo racconto costituisce la prima parte di un racconto che si completa con il viaggio nell'aldilà per la salvezza e per rivedere l'anima beata di Beatrice, che poi avrà anche il compito di accompagnarlo, vero, attraverso tutto il viaggio nell'alto dei cieli, in paradiso. Se riusciamo a tenere insieme questi due racconti, che in realtà ne costituiscono uno straordinariamente complesso, ma anche straordinariamente ricco, allora forse comprendiamo anche che dietro questa storia di amore, morte e resurrezione,
questa storia cristiana, c'è però in filigrana un altro grande racconto antico che Dante assume come una sorta di ipotesto, di testo d'appoggio per raccontare la sua storia. È un grande racconto che è quello di Orfeo ed Euridice, che diciamo Vitanova e Divina Commedia siano in qualche modo legate, lo dice del resto anche il finale della Vitanova stessa, dopo che Dante ha visto l'anima beata di Beatrice nel lato dei cieli, poi l'opera rimane in effetti sospesa con un finale aperto, si direbbe, dove Dante promette di non scrivere mai più di Beatrice finché non sia in grado di dire per lei qualcosa che non è mai stato detto per nessuna. Quindi il rapporto tra queste due opere, io spero di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna, il rapporto tra queste due opere è in qualche modo dichiarato. E allora noi vediamo che così come Orfeo era andato nell'aldilà per cercare di riportare in vita la sua sposa defunta, Euridice, ma non ci riuscì perché gli dèi dell'inferno gli dettero un ordine, strinsero con lui un patto che era quello che lui non avrebbe dovuto voltarsi mai indietro. A guardare la moglie Euridice finché non fossero stati entrambi fuori dall'Ade, ecco, così anche Dante va nell'aldilà anche per ritrovare Beatrice, vero? Si tratta in entrambi i casi di un poeta, Orfeo e Dante, si tratta in entrambi i casi di un poeta teologo che fa il viaggio, che compie l'impresa. Si tratta in entrambi i casi appunto di un viaggio fatto nell'aldilà per riuscire a rivedere una donna amata, defunta. Naturalmente fin qui arrivano le corrispondenze, poi ci sono le divergenze perché nella trasposizione dal grande racconto mitologico antico al grande racconto di un'epica spirituale tutta cristiana, è chiaro che Beatrice non è assolutamente una donna defunta, è anzi l'anima che vive finalmente della vera vita, la vita beata dell'anima cristiana, però rimane il fatto che entrambi, Orfeo e Dante, fanno questo viaggio nell'aldilà con uno scopo di salvezza. Orfeo salvare, riportare in vita la propria moglie, Dante salvare la propria anima e riportare un messaggio di salvezza ai cristiani, ma anche, ripeto, rivedere questa donna che naturalmente assume nella poetica dantesca una simbologia tutta nuova, tutta sua, che secondo gli antichi vero, commentatori medievali poteva assimilarsi all'anima, ecco, alla propria anima e anche alla poesia teologica. Quindi c'è questa grande storia che riemerge però soltanto se si, ripeto, si tengono insieme queste due grandissime opere che insieme, soltanto tenendole insieme, formano appunto un grande racconto. E con questo io vi saluto rinnovando appunto l'augurio a tutti di una buona lettura e di un buon Dante D. Arrivederci.